questo nostro nuovo video su Chuck si cucina con AMC. Io sono Stefano e mi occupo da molti anni di trasformazione del cibo, precisamente da 15. E grazie ai nostri strumenti oggi ti farò vedere una ricetta fantastica e anche molto veloce. Andremo a fare un risotto alla carbonara. E allora non perdiamo tempo e guardiamo subito gli ingredienti. Pecorino, parmigiano, un po' di sale, pepe, il nostro pepe trio, due uova, riso, acqua e guanciale. Andiamo subito in preparazione. Bene, partiamo col taglio del guanciale, andiamo a privare il guanciale della sua cotenna e anche della parte speziata. Perfetto, andiamo a tagliare il guanciale a listarelle. Pronti col nostro guanciale. Guanciale dentro. Accensione automatico e andiamo a preriscaldare il nostro guanciale per soffriggerlo a 50 gradi, cioè al simbolino della carne. Attendiamo. Ci sta chiamando, eccolo il nostro guanciale che comincia a rosolare. Lasciamo che il grasso si sciolga bene, il guanciale diventi bello bello croccante. Togliamo il guanciale croccante, andiamo a metterlo su un panno di carta di modo che si asciughi bene. Togliamo il grasso, ci servirà dopo, e nella stessa pentola andiamo a tostare il nostro risotto. Ottimo, e aggiungiamo il doppio di liquido. Pepe, pepe trio, tre tipi di pepe selezionatissimi. Chiusura con Secopi, che è il nostro acceleratore di cottura automatico. Impostiamo, anzi, o meglio, andiamo a agganciare il nostro Audiotherm e semplicemente accendendolo. Dopodiché, siccome adesso devo preparare il resto degli ingredienti per la nostra, per il nostro risotto alla carbonara, accediamo alla nostra app, cerchiamo il nostro Audiotherm. Fa tutto da solo e tutto in automatico. Lo abbiniamo. Voilà. E andiamo a impostare una cottura soft, pensa, per il nostro risotto. Solo esclusivamente un minuto di cottura. E quindi controlliamo la nostra cottura in domotica, perché adesso dobbiamo dedicarci ad altro. E quindi il nostro guanciale è bello croccante. Ciotolina. Sbattiamo energicamente. E ancora da aggiungere sempre il nostro pepe trio. Pecorino. Parmigiano. Questo è il composto che andiamo a ottenere. Il nostro telefono ci sta avvisando che la cottura del riso è terminata, lo lasciamo riposare 2 minuti, mantechiamo e impiattiamo. I 2 minuti di riposo sono passati. E dopodiché, tocco finale, cosa manca? Guanciale. Risotto alla carbonara pronto. E allora, se ti è piaciuta questa ricetta, lasciaci mi piace nei commenti, scrivi cosa vorresti vedere nelle prossime video ricette, e se già anche tu utilizzi i nostri fantastici prodotti, mandaci le foto e i video delle tue ricette, perché le migliori saranno postate nei nostri profili social. Non dimenticare che se vuoi qualche specifica tecnica vai nella playlist dedicata, ma soprattutto clicca qui sotto, scrivi Cooking Show, perché un consulente è stato a disposizione per farti vedere le tue ricette preferite, o a casa oppure comodamente dal divano di casa tua in virtuale. Scusa, ma io a questo punto devo prendere un cucchiaio del mio riso alla carbonara, il guanciale, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Camera!